Francesco, ad immagine di Gesù, ci aiuta a ribaltare i criteri sui quali costruiamo generalmente i rapporti umani e le scelte sociali, persino quelle culturali, perché la sua stessa vita è un'alternativa autentica al nostro modo di organizzarci, di pensare al presente e al futuro della società e della stessa Chiesa. Lui continua ad incoraggiarci, a ripetere parole e segni affinché li condividiamo con le persone provate dalla fatica del vivere, con quelle escluse dalla tavolata comune e dalle esperienze di fraternità. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. C'è un gesto di Francesco che oggi non voglio dimenticare. Penso all'incontro con l'uomo lebbroso, che ci fa ripetere ancora: voi lo escludete, io l'abbraccio. Per questo mi chiedo con voi: quale posto occupano oggi i piccoli attorno a noi? Quali scelte possiamo compiere in nome di Cristo? Piccolo non è solo l'opposto di grande, ma soprattutto la condizione di un'esistenza come quella del lebbroso, separata da tutti, perché posta a opportuna distanza dai nostri programmi personali e sociali. Non saremmo qui a parlare di San Francesco senza questo gesto, in cui ci insegna ad amare e a scegliere i piccoli di ogni età, non solo perché in essi riconosciamo il Cristo, ma perché accettando la loro umanità, per quanto difficile e scomoda, accogliamo veramente l'umanità di Cristo e quella dei nostri fratelli e sorelle, qualunque sia la loro condizione, che anzi più è problematica e più merita attenzione e considerazione. Scrive Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, firmata qui un anno fa, contrassegnata dalla genialità fraterna di San Francesco: certe parti dell'umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. In fondo, le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili. La pandemia ci ha offerto esempi di abbracci che, pur non passando dal corpo, hanno evidenziato gesti di straordinaria umanità. Sono avvenuti con volti e sensibilità che hanno colorato di solidarietà le corsie degli ospedali e delle case per anziani, così come i luoghi d'incontro con la disabilità fisica e mentale e con i giovani e anziani smarriti e confusi. Ma non basta. Troppi criteri economici, finanziari, politici e sociali escludono persone alle quali purtroppo non resta altro che gridare il distanziamento imposto loro da chi decide le sorti della società. Sono in tanti che ci vengono incontro cercando l'abbraccio della fraternità. Hanno problemi di salute o di futuro, vengono da vicino o da lontano, sono costretti ad elemosinare attenzioni perché tenuti fuori dall'agenda dei programmi da realizzare. Come comunità ecclesiale siamo chiamati a ricordare le parole della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: la Chiesa circonda di affettuosa cura
quanti sono afflitti dall'umana debolezza. Anzi, riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente. Si premura di sollevarne la indigenza e in loro intende servire Cristo. Dio, in San Francesco, ha rinnovato prospettive fraterne per l'umanità. Con lui è possibile vivere in maniera differente le relazioni, la vita e la stessa creazione. Lui continua a dirci, ad immagine di Gesù, che il mondo e la Chiesa cambiano solo in un modo, riparandole, a condizione però che iniziamo da noi stessi. Chiediamo al Signore Gesù e a sua Madre Maria di lavorare sul nostro cuore in profondità, rendendolo libero e ricco di vera sapienza, capace di recuperare da San Francesco quei gesti che abbracciano la vita umana e la rendono più fraterna.